battaglia a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo Q&A. Intanto grazie davvero di cuore a tutti quelli che hanno usato un pochettino del loro tempo per pormi una domanda e alcuni di voi anzi me ne hanno posta anche più di una. Mi avete fatto degli elenchi, raga, che mamma mia, wow, vi siete veramente impegnati, quindi grazie davvero di cuore a tutti quanti. Dopo che è passato non so neanche più quanto tempo effettivamente dall'ultimo Q&A che ho caricato, dovrei andare a vedere per curiosità, però vabbè, di questo poco ci importa. Ragazzi, siamo qui appunto per rispondere alle domande. Vi ho chiesto di farmi delle domande sia su Instagram sia chiaramente qui su YouTube, quindi prenderò alcune domande da Instagram, alcune domande da YouTube, e per quelli che mi hanno posto più di una domanda, chiaramente ragazzi non posso rispondere a tutte perché sennò questo video durerebbe un'eternità, quindi per chi mi ha posto più di una domanda sceglierò magari soltanto una o due delle varie. Quindi partiamo prima da Instagram, ragazzi. Il carissimo DJ Ask, che appunto mi chiede se me so lavata il piede sozzo e puzzolente. Allora ragazzi, questa questione si deve chiarire una volta per tutte. I piedi ve puzzano a voi, ok? Io i piedi me li lavo, io sono una persona pulita, a differenza vostra, perché la puzza vostra la sento d'acqua. Quindi piedacci, lavateveli voi. Chiuso. Fede Malde mi chiede se andrò a guardare il film di Uncharted, perché sappiamo tutti quanti che è in sviluppo appunto un film su Uncharted con Tom Holland, se non sbaglio, nei panni di Nathan Drake, di un giovane Nathan Drake. Non ho guardato ancora niente di specifico al riguardo. In ogni caso, visto che Uncharted è stata una saga che effettivamente mi è piaciuta veramente molto, suppongo che darò al film una possibilità. Foxan mi chiede qual è il mio colore preferito. Non ne ho soltanto uno: il nero, l'arancione e il viola. Jack mi chiede: visto il periodo, come stai affrontando la situazione? Io adesso non so se tu, per visto il periodo, ti stia riferendo appunto al periodo Covid, o non so cosa ti riferisci di preciso. Comunque, se ti riferisci a quello, nel senso, visto che appunto il Covid, ragazzi, ha creato non poche difficoltà a tutti noi, ti dirò che sto cercando più che altro di affrontarlo nella maniera più serena possibile, per quanto possibile appunto, scusate la ripetizione, perché sennò ragazzi, cioè, ci saremmo dovuti tutti quanti suicidare tempo fa. Vale mi fa una domanda veramente molto carina e molto curiosa. Mi chiede una citazione che adoro tanto nei film di Il Signore degli Anelli. Chi mi conosce bene, ragazzi, sa perfettamente quanto io adori appunto la saga di Il Signore degli Anelli, e ti dirò, Vale, ci sono diverse frasi che sicuramente mi sono rimaste nel cuore e che conosco a memoria e che comunque secondo me hanno un significato veramente molto profondo. Per esempio, una che mi viene in mente è quella che dice Sam a Frodo quando finisce di parlare, no, delle storie che si ascoltava quando si era bambini, e alla fine Frodo chiede: noi per cosa combattiamo, Sam? E lui gli risponde: c'è del buono in questo mondo, padron Frodo, è giusto combattere per questo. Sembra un discorso super buonista effettivamente, però è bello pensare che appunto in questo mondo, ragazzi, non c'è solo male, non fa tutto schifo, anche se magari più in minima parte c'è del buono in questo mondo, ed è giusto magari appunto lottare per questo. Vinson, spero di leggere bene i vostri nickname, ragazzi, mi chiede una opinione su Switch OLED, quindi sarebbe a dire sulla versione un pochettino più nuova della Switch. Ma sinceramente, ragazzi, ne penso poco e niente, nel senso che alla fine si tratta semplicemente di, non so, di modernità. Magari qualcuno ha preferito cambiare la Switch con quella OLED per averne un modello un pochettino più nuovo, quindi, cioè, non ci vedo niente di male, ma non è tutta sta rivoluzione, credo, alla fin fine. Francesco Antonio mi chiede se mi sposerò mai con Rodrigo. Chi lo sa, ragazzi, cioè, il matrimonio prima o poi ci sarà. Gio Pio Longo mi chiede: ad oggi com'è stato raccogliere l'eredità che avevi abbandonato su YouTube? Ha mantenuto le tue aspettative? Vi dirò, ragazzi, che sicuramente ritornare comunque su YouTube magari non è stato estremamente facile. Io mi rendevo perfettamente conto
conto che comunque le cose magari non sarebbero state forse come me le sarei aspettate, come avrei voluto che andassero. Sapevo che non sarebbero state magari come prima, nel senso che quando abbandoni una certa attività per un periodo di tempo, specialmente ragazzi in questi tempi che comunque le cose corrono super rapidamente, è chiaro che le cose comunque cambiano, i risultati cambiano. Quindi vi dirò che penso di sì, che comunque ha superato le mie aspettative in senso positivo, perché non mi aspettavo appunto che ci fossero così tanti di voi, perché raga, a dispetto comunque del numero di iscritti che ho eccetera, il numero di views eccetera, io vado comunque alle persone, ok? Quindi non voglio dare importanza ai numeri, ma appunto alle persone. Quindi vi dicevo che non mi sarei aspettata di avere così tante persone ancora a seguirmi, nonostante appunto io sia stata davvero tanto tempo assente qui sul canale YouTube. E quindi da questo punto di vista sì, ha superato le mie aspettative. Probabilmente uno potrebbe dire, ma vedi, comunque nonostante il numero di iscritti fai poche views, non ti seguono in tanti. Sinceramente ragazzi, sono tornata su YouTube comunque con l'intenzione di fare una cosa che mi piace e non di fare una cosa che mi piace per, capite a me, nel senso, non volevo che il mio ritorno su YouTube fosse condizionato, ragazzi, dalla ricerca di numeri. Questo è l'importante, e quindi le cose, sì, hanno superato le mie aspettative. La Ionale mi chiede: cosa ne penso del metaverso? Mi dispiace Ale, ma non posso rispondere a questa domanda perché non so cosa sia il metaverso. Scusate l'ignoranza. Simo KT mi chiede se mi piacerebbe portare una serie su Five Nights at Freddy's. Ragazzi, hanno fatto veramente tante versioni di Five Nights at Freddy's. Ne è uscito uno pochissimo tempo fa, però attualmente non credo che rientri tanto nei miei gusti attuali per farci addirittura una serie sopra. Però in futuro, chissà. Alessio mi chiede: che lavoro avrai intenzione di fare o trovare in futuro, o ti metterei sotto a studiare qualcosa? Attualmente ragazzi non sono alla ricerca di un lavoro, perché principalmente, grazie al cielo, non ne abbiamo tutto questo gran bisogno. Comunque se in futuro dovesse servire, ovviamente io non mi sono mai tirata indietro ragazzi quando si è trattato di lavorare, quindi se mai dovesse servire penso che cercherò un qualsiasi tipo di lavoro, nel senso non credo che magari ragazzi quando uno ha davvero necessità di lavorare se possa mettere tanto a fare lo schizzinoso. Quindi ok, allora le domande su Instagram le abbiamo finite, per cui passiamo a qualche domanda dai commenti su YouTube. Se non dovessi riuscire a rispondere a tutte le vostre domande oggi, magari potrei conservare quelle che mancano per un prossimo video. Fleurex, alias SniperPix, alias Roby, mi chiede quale sia stata una figura di merda fatta in pubblico. Effettivamente ragazzi, quando mi fate questa domanda mi mettete un pochettino in difficoltà, perché non mi sono successe poi così tante cose nella mia vita, cioè di questo tipo, nel senso effettivamente che io ricordi non ho mai fatto, per fortuna, queste grandi figure di merda in pubblico. Quindi anche se mi sforzo sinceramente non mi viene in mente. Coco Burzi mi chiede: qual è la mia canzone preferita? Ce ne sono diverse che mi piacciono veramente molto, ma una di quelle che mi emoziona sempre allo stesso modo quando l'ascolto è I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. Credo sia una delle canzoni d'amore più belle che siano mai state scritte. Crazy Beautician mi chiede come sto in questo momento della mia vita e come ho affrontato la depressione. Bene ragazzi, in questo momento della mia vita posso dire di stare bene, cioè perlomeno comunque si cerca, ragazzi, come sempre, come tutti quanti cerchiamo di fare, di vivere il più sereni possibile per quanto la vita ce lo consenta, quindi cerco perlomeno di sforzarmi ragazzi di stare il più serena possibile. E per quanto riguarda la questione depressione, non so se tu ti stai riferendo comunque alla depressione che ho purtroppo vissuto una decina d'anni fa, o se ti riferisci a quest'ultimo periodo, perché appunto vi avevo detto che in questi ultimi mesi non sono stata proprio benissimo. Effettivamente ho passato gli ultimi 3-4 mesi un pochettino tra alti e bassi, diciamo così. È pur vero che per chi è stato depresso in passato è magari più facile ricadere in stati depressivi, però è pur vero che se sei riuscito a superare, ad uscire dalla depressione una volta, magari
ti è più facile riuscire ad uscirne le volte successive, non so se mi spiego. Quindi per quanto riguarda la depressione vissuta una decina di anni fa, ve ne avevo già parlato in un vlog appunto un po' di anni fa, penso che magari vi metterò una scheda qui da qualche parte. Per quanto riguarda questi ultimi mesi, ragazzi, l'unica cosa che insomma c'è da fare è cercare di farsi forza e trovare una serenità interiore, perché la serenità, ragazzi, non ce la può dare nessuno all'infuori di noi, la possiamo trovare soltanto in noi stessi. Gabriel Creepypasta mi chiede: qual è il mio animale preferito e qual è il mio gioco horror preferito? Mio animale preferito, difficile sceglierne uno nello specifico perché mi piacciono un po' tutti gli animali, io adoro gli animali, però fra i primi che mi vengono in mente ti posso dire lo squalo, mi piace veramente moltissimo, il cavallo, il lupo e ce ne sono veramente troppi. Per quanto riguarda gioco horror preferito, ne ho giocati diversi nella mia vita e tutti quanti più o meno hanno soddisfatto abbastanza le mie aspettative. Quelli che più mi sono rimasti impressi, perché sono evidentemente riusciti più, ragazzi, a spaventarmi, che è questo comunque principalmente quello che dovrebbe fare un gioco horror, sicuramente sono stati gli Outlast. Però non voglio dimenticare The Evil Within, che mi è piaciuto veramente molto. Il nostro caro Vicedivo mi chiede: degli ultimi anni ho preferito i lungometraggi animati proposti dalla Disney o quelli della Pixar? Questa è una domanda veramente molto curiosa, però non voglio distinguere in base alla casa produttrice, cioè raga, un film se mi piace, ma indipendentemente da chi lo fa. Quindi penso che mi siano piaciuti un po' tutti quelli che ho visto effettivamente, sia quelli della Disney che della Pixar. E sempre dal nostro caro Stefanone, quindi: se farò mai una mia personale flop e top 10 dei migliori, quindi dei peggiori e migliori videogiochi usciti addirittura dal 2010 al 2020, porca miseria, un decennio. Sarebbe un'impresa non da poco, è una cosa che effettivamente mi piacerebbe fare, ma questo, ragazzi, lo potrei fare se avessi giocato veramente tutti i giochi che sono usciti in questi ultimi anni, e purtroppo questo chiaramente non è avvenuto, quindi temo di dover dire di no. Il caro Ignazione commenta dicendo: la mia domanda è una domanda molto di rito e noi sappiamo di che cosa stiamo parlando. Hai mangiato? Se sì, cosa? Oggi a pranzo, ragazzi, mi sono mangiata i falafel dei ceci, che vi dirò erano alquanto immangiabili perché erano speziatissimi, ragazzi, infatti non ci sono riuscita manco a finirmeli, con contorno di carote e barbabietola roscia. Sharon Pizzini mi fa veramente tante domande, quindi penso sicuramente che molte di queste domande, ragazzi, le terrò per un prossimo Q&A. Mi chiede se ho mai sofferto per colpa della mia estrema sensibilità. Chiaramente sì, ragazzi, la sensibilità per forza di cose porta alla sofferenza. Chi è insensibile o chi è meno sensibile, ragazzi, chiaramente soffre di meno perché vive meno intensamente magari le emozioni e specialmente la sofferenza. Invece chi è più sensibile, dice la parola stessa, soffre tanto per questo. Quindi io sì, ho sofferto tanto in vita mia a causa della mia estrema sensibilità. Qual è stato il mio voto più basso preso a scuola? Io me lo ricordo ancora, ragazzi, primo superiore, perché mi è rimasto stampato, perché è stato l'unico voto che ho preso così basso in vita mia nella mia storia di studentessa. Primo superiore, 4,5 a inglese, ragazzi, e ci sono rimasta malissimo. Da allora non ho mai più preso un voto così basso in vita mia, anche perché effettivamente andavo abbastanza bene a scuola. Sempre da Sharon: quale superpotere vorresti avere? Sia quello del teletrasporto, che sicuramente potrebbe essere veramente molto comodo, sia quello del volo. Ho sempre sognato di poter volare. Allora, ragazzi, veramente i commenti sono stati tanti, le domande sono state tante, per cui, siccome non voglio che appunto questi video durino veramente troppo, facciamo così: per tutti gli altri che hanno commentato, non vi preoccupate perché leggerò le vostre domande nel prossimo Q&A. Io direi che ho abbastanza materiale per farne uscire almeno un altro. Io spero che questo genere di video vi piaccia, ragazzi, e un modo comunque per chiacchierare un po' insieme. Quindi grazie veramente di cuore a tutti voi per le domande, a tutti voi che vi siete impegnati così tanto, ragazzi, appunto per farmi anche più di una domanda. Grazie davvero di cuore ancora a tutti e vi mando un saluto, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!